Lucca, il salone dell'arcivescovado. Si scopre il grande crocifisso che per tutto il 1982 ha rappresentato il volto santo. Si è concluso così l'anno dedicato al volto santo, 12 secoli dopo l'arrivo a Lucca del celebre Cristo Nero, simbolo religioso della città. Per la celebrazione, durata tutto l'anno, l'arcivescovo di Lucca, Monsignor Giuliano Agresti, aveva commissionato al pittore Massimo Micheli, viareggino di nascita, lucchese di adozione, un grande Cristo per ornare il salone dell'arcivescovado. L'opera di Micheli, inaugurata un anno fa, come ricorderete, è una tempera su tavola di 2,5 metri per 1,90 metri. Erano moltissimi anni che avevo dentro, interiormente, il desiderio di realizzare un Cristo. È stata questa opportunità del centenario a spingermi a concretizzare questo mio desiderio decennale. Il Cristo che ho restituito sulla superficie non è un Cristo drammatico. Non ho voluto rappresentare un Cristo che con la morte chiude, ma ho realizzato questa immagine con l'apertura, con la speranza, col Cristo che già insita in sé, in questa immagine della resurrezione. Il grande crocifisso è destinato alla Chiesa della Resurrezione nel popolare rione del Varignano a Viareggio. Rappresenterà, è stato detto, un segno di comunione fra Viareggio e Lucca. Alla cerimonia della consegna in arcivescovado, presente l'arcivescovo Monsignor Giuliano Agresti, hanno parlato il segretario per la Commissione Diocesana per l'Arte Sacra, Giuseppe Ghilarducci, e il critico del giornale La Nazione, Tommaso Paloscia. È stato messo in rilievo il valore di quest'ultima opera di Massimo Micheli, un pittore di grande impegno creativo e di estrema professionalità. Massimo Micheli si è impegnato a dipingere, sempre nella chiesa del Varignano, altri due grandi affreschi per completare il grande discorso della resurrezione di Cristo. L'affresco verrà trasferito a Viareggio nei prossimi giorni.